Il paese senza bocca. C'è un paese in cui le persone non parlano mai, perché la loro bocca non è stata creata per parlare, ma per sorridere e fare le più buffe espressioni. Per poter parlare, devono comprare le parole dagli abitanti del paese vicino, che ne producono in gran quantità. Una volta comprate le parole, occorre farle suonare dalla scatola dei suoni. Ogni abitante del paese senza parole ne possiede una. All'età di 4 anni la riceve in dono la notte di Natale. Nella scatola dei suoni c'è una piccola fatina. La fatina sa leggere nel cuore e capisce quando il suo padroncino o la sua padroncina vuole dire qualcosa. E allora vola nel paese vicino a comprare delle parole, sperando che i soldi bastino, altrimenti sceglierà quelle più economiche. Le parole sono scritte a lettere rosse su dei pezzetti di carta bianca. La fatina le mette nella scatola una sull'altra. Poi, al momento giusto, apre la scatola e le parole suonano forti e chiare. Leo abita nel paese senza parole. Vorrebbe tanto avere nella scatola dei suoni delle parole speciali per Rita. È molto innamorato di lei. La fatina legge nel suo cuore e vola in fretta nel paese vicino. Leo aspetta Rita all'uscita della scuola. I due bambini si guardano. La fatina apre la scatola e fa suonare dolcemente: "Ciao Rita, vieni a giocare a calcetto?" "Oh no!" esclama Leo tra sé. "Non erano queste le parole che avrei voluto dirle. E adesso?" Rita gli si avvicina e mentre risuona la parola "Ok", delicatamente lo bacia sulla guancia. Leo rimane a bocca aperta e la palla gli cade dalle mani.